le cose da non fare quando si corre trail run o comunque corsa in generale, e soprattutto da non fare essendo da solo in un posto che non si conosce. Ma questo sono io, all'avventura totale, chi se ne frega di cosa succede. Anche qui Langkawi in Malesia, un'isola in mezzo al nulla, si corre. Partito senza torce, senza niente, orologio quasi scarico e il cellulare quasi scarico, e vedo un po' la zona. Guardate dove mi trovo, in mezzo totalmente loca, a caso, nel mondo sconosciuto più totale, pieno di animali, quasi sbranato da un branco di tre cani. Questo cazzo è viaggiare. Questo, ragazzi, ve lo consiglio. Viaggiate, esplorate, siate curiosi, andate in giro per il mondo senza mappe, senza una destinazione, perché proprio quello è bello. E durante il viaggio si scoprono e si vedono delle cose che mai avrei pensato. Eccoci, raga, ciao a tutti. Come sempre, Enrico cosa può fare se non video live da ogni parte del mondo? Ebbene sì, oggi trail run, indovinate dove? Non ve l'aspetterete questo. Sono a Langkawi, un'isola della Malesia in mezzo all'oceano indiano. Assurdo, posto surreale. Guardate dove sto correndo, fate voi. Eh sì, outfit un po' indecente, ma mi sono dimenticato sia la t-shirt che il cappellino per andare a correre, per cui ho fatto un mix di quello che ho trovato. E niente, proviamo a fare un trail easy, ho inventato un po', faremo tutta la costa, sono circa 17 km, l'ho presa abbastanza easy perché ci sono circa 38 gradi percepiti su 41-42, fa veramente caldo, c'è un'umidità all'82% e quindi sto andando una media di 4,50, abbastanza easy. Sto correndo praticamente in mezzo ai local, sono un po' bevo, sto morendo, sono praticamente sulla strada che porta da Pantai Chenang, la spiaggia, verso l'aeroporto. Cosa dirvi? Sto scoprendo posti assurdi, ovviamente solo in questo modo per me si può vivere veramente a pieno un posto nuovo, perché va bene macchina, va bene noleggiare il motorino, ma solo se cammini e se corri, soprattutto cresci a fare più distanza, ti permette di scoprire un mondo e vedere dei luoghi che molto probabilmente il 99% delle persone non vede, perché sono appunto zone local dove vivono solo i local. Adesso sentite anche in lontananza l'aereo, direi che ci sono quasi. Raga, senza senso, praticamente mi sono fermato all'incrocio, non sapevo dove andare, perché oggi sono partito senza un percorso predefinito. Ho chiesto, sentite la Mecca, ho chiesto a un signore quanto era lunga questa strada e mi ha detto che sono circa 3 km, sono letteralmente in parte l'aeroporto, l'aeroporto è là in fondo. E allora mi sono detto, perché no, mi sparo un trail all'avventura giù per di qua. Speriamo di uscire fuori poi. Comunque dai, il sole sta già quasi andando giù, per cui ho ancora mezz'ora di luce. Anche oggi partito senza torce, senza niente, orologio quasi scarico e il cellulare quasi scarico. Le cose da non fare quando si corre trail run o comunque corsa in generale, e soprattutto da non fare essendo da solo in un posto che non si conosce. Ma questo sono io, all'avventura totale, chi se ne frega di cosa succede. Adesso proseguo e viaggio, però ciao. Senza senso, guardate dove mi trovo, in mezzo totalmente loca, a caso, nel mondo sconosciuto più totale, pieno di animali e persone che non si conosce, ma chi se ne frega. Questa avventura, ahimè, e qua si corre, si va all'avventura. Ragazzi, sono gasatissimo quando trovo questi posti. Cioè, guardate, davanti a me ho palme, il tramonto, il suono della Mecca, dietro di me ho dei bovini, là un bue, e io sto correndo in mezzo ai loca, in una strada strafiga. Guardate, assurdo. Senza senso, senza senso, ragazzi, sono aggasatissimo. Tra l'altro un altro scoiattolo, guardate che posti,
Guardate che posti, questo cazzo è viaggiare, questo ragazzi ve lo consiglio, viaggiate, esplorate, siate curiosi, andate in giro per il mondo senza mappe, senza una destinazione, perché proprio quello è bello, e durante il viaggio si scoprono e si vedono delle cose che mai avrei pensato. Guardate che spettacolo. Hello man, how are you? Good, thank you. Enjoy, amazing place here. See you. Bye. Bye. Cioè ragazzi, ma che cazzo? Ma dai, ma smettiamola di seguire il gregge, cazzo. Usciamo. Cioè guardate che spettacolo. Cioè guardate davanti a me cos'ho. Cioè, ma senza senso la cosa. Alla fine non sono arrivato, ma ho trovato questo posto. Ma chi se ne frega? Cioè, sono gasatissimo. Cazzo, figata. Guardate che ho dietro, poi mi saluta. Hey man, enjoy. Che spettacolo, ma che spettacolo, ma che posto è. Cazzo, così viaggiare prende proprio un altro gusto, un'altra aria. Si percepisce veramente, cioè si è gasati ogni passo, si scoprono cose nuove. Ah, non ve l'ho detto, sto testando il Garmin Insti 2X Solar, versione tattica, non cambia tantissimo dalla 2X Solar classica, la versione però ha delle funzioni in più, principalmente per i militari e tutto il resto, però dato che mi ispirava e non l'avevo ancora provato, lo si prova, ma adesso basta parlare, andiamo a divertirci. E vedo un po' la zona, quasi sbranato da un branco di tre cani, però gli ho urlato un po' e con un clacson di una macchina che è passata mi ha salvato il culo, e adesso sto andando su in una salita direzione Jalal Teluk Baru, diciamo che è abbastanza tosta, non immaginavo un dislivello già così subito, però ci sta, la proviamo, posti nuovi, corse nuove, esperienze nuove, per cui a bomba. Qui ovviamente sto rallentando, sto andando a 6.10 perché ragazzi sta tirando tantissimo, ho già le gambe abbastanza toste perché non sono abituato a questo caldo, anche se sono le 7:30 di sera, si crepa, però proseguiamo. E raga, cosa dire, guardate voi, questa è la vista assurda. Adesso scendo dalla discesa e mi avvio sempre verso la costa, speriamo che non venga buio troppo presto perché sono uscito alla fine tardi per sopperire un po' al caldo, anche se comunque il caldo ce n'è in abbondanza, sta andando giù un po' la luce, ma in teoria fino alle 8:15, 8:30 dovrei essere salvo. Sì, mi dice per 15 km dritto, per cui mi avvio in questa direzione sperando che non mi escono altri animali. Sto sentendo già degli ululati e abbaiare, speriamo che sia tutto ok. Sono nella costa sud, aspettate, siamo praticamente a sud, tra sud-est e sud-ovest, ma circa sono a sud. Adesso mi sto avviando verso questo resort World Langawi. Hey man, I'm just going back, ok? Thank you very much. Qua sono stragentili, secondo me gente che corre qui ce n'è veramente poca, sono l'unico folle perché il caldo è allucinante, ma chi se ne frega, per voi ma soprattutto per me, voglio scoprire nuovi posti e divertirmi. Outfit osceno, ma non importa. Raga, sono arrivato qui, come dicevo prima, all'entrata del Resort World Langawi. Tutta la gente è già dentro che mangia o comunque nelle stanze con il clima, e io invece vado a correre fuori come una bestia. Sono gasatissimo. Adesso siamo arrivati circa alla fine, credo che sia il punto massimo di non ritorno. Vediamo se posso entrare, non credo, credo che mi fermo qua, no, forse gli chiedo di entrare solo per vedere. Hi man, sorry, can I arrive till here and going back? No, not possible. Yeah. Ok, il ragazzo mi ha detto che questo è il punto di non ritorno, per cui torno indietro. Thank you man, appreciate it so much. See you, enjoy.
niente raga, si torna indietro, siamo arrivati al punto, come vi dicevo, è la fine e adesso si riparte e si ritorna indietro. Peace. È il lungomare del resort dove vi ho fatto vedere prima. Lì ci sono le barche che partono per escursioni sia giornaliere che notturne. Sono appena passato, ho rifatto il video, ma non mi sono accorto che non l'avevo fatto partire, per cui non ci ho più voluto tornare indietro, perché come vedete il sole è sparito. Io devo superare quella collina e c'è completamente buio, per cui mi conviene che riparto. Ce ne vorrà ancora un po', ma ce la faremo. Qua sono già che mangiano, io invece me ne vado correndo a bomba. Hi man, thank you. Figata ragazzi, posto, sono tutti stragentili, soprattutto ne vedono pochi che corrono a queste ore e in queste condizioni, mi sa anche, per cui stragentili, fighissimo. Adesso mi aspetta la mega salita, che come potete vedere è solo un pezzettino, ma c'è anche di più, c'è un casino di insetti, infatti non so se metto gli occhiali, anzi quasi quasi li metto, è imbarazzante la quantità di moscerini e di insetti che ci sono, mi stanno martoriando gli occhi, non vedo comunque un cazzo, ma meglio così, e tappo la bocca perché sennò mi arrivano in bocca. Sta arrivando un macello di gente in macchina, corrono come devo fare io. E invece mi sparo, la salita è tostissima, ma la facciamo. Mi tocca rallentare perché tra il caldo, tra che parlo, sono a pezzi. Infatti sto abbassando il 5.30 al ritmo, tostissima. C'erano i cani prima, spero che non saltino fuori, meglio che tolgo gli occhiali, perché se mi vengono fuori sono cazzi. Speriamo di no. Ci guardiamo attorno, sembra tutto easy, per il momento vado tranquillo. Adesso qua mi tolgo anche gli occhiali perché non vedo letteralmente nulla, però almeno sono arrivato nel piano, posso rilassarmi tra virgolette e correre il marciapiede. Sto avviando verso il centro, direzione fronte a me Pantai Chenang, per cui la spiaggia principale della mia zona. Fa caldissimo ragazzi, non me l'aspettavo, una media battiti 165-175, è allucinante, fa caldissimo, infatti sto rallentando, media 5.30-5.40 al minuto, perché raga, si muore, letteralmente si muore. Sto correndo qui, come potete vedere è una zona abbastanza easy, per cui marciapiede e si va via tranquilli, pieno di turisti. La sfiga che sono tutti che bevono, tutti fuori forma, abbastanza obesi, perché qui la gente, mi duole dirlo, ma vengono principalmente per due cose, anzi forse tre. Praticamente è una zona, Langkawi è una zona della Malesia, credo che sia l'unica duty free che ha sia alcolici che tutti i vari tipi di cioccolate, dolciumi, profumi, ha tantissimi prodotti senza tasse, per cui veramente si spende anche un terzo del prezzo che troviamo da noi. Però cioè, guardate, pieno di fast food, pieno di porcheria, duty free scritto ovunque. Anche qui sono entrato prima, è un centro commerciale, praticamente tutto duty free, sono tutti prodotti senza IVA. Poi magari metto qui sotto esattamente la legge, cosa riportano, perché non mi sono informato pieno, so solo che esatto, sono tutti i posti duty free. Sono tempestato da luci, sembra di essere in pieno giorno, non me l'aspettavo minimamente. Per la prima volta qui in Malesia ci sono più turisti che local, è veramente assurdo. Come vi dicevo prima, molto probabilmente sarà per il cibo, per l'alcol e tutto il resto, un po' troppo per me, anche perché va a svalorizzare un po' il valore e la cultura malese. Però de gustibus, se piace, io nel frattempo corro. Comunque qui per la corsa molto easy, c'è anche il marciapiede qui in parte che non lo sfrutto, non perché sia brutto, anzi è fatto benissimo, anzi vado così ve lo faccio vedere, perché c'erano un po' troppi turisti, avevo paura di non accorgermi di andare addosso a uno, però per il resto vedete, come vi dicevo, fast food a volontà è un po' too much. Qua
spettacolo davanti alla spiaggia per i bimbi, un casino di roca, infatti qui. E io, raga, sono arrivato, l'avete vista prima, poi sia nelle storie, seguitemi Instagram RixVlog, che su YouTube, lo stesso nel mio canale. Siamo arrivati a Stoccolmo, siamo, e questo è quanto è in spiaggia. E mi sono fermato qui dietro una luce perché non si vede un cazzo, letteralmente non si vede nulla. Io sono zuppo fradicio, c'è caldissimo, guardate i riflessi, capite quanto sto sudando tantissimo. C'è qualche lampione che illumina, ma tutto il resto, che adesso devo andare giù per la strada di qua, è completamente buio. Per cui adesso riparto, volevo darmi un update. Adesso sono ripartito, mi mancano 2:76 al ritorno. Qui mi salvo che c'è un pezzettino ancora di luce, per cui faccio qualche ripresa e poi mi sa che ci vediamo quasi verso la fine, perché non si vede nulla. Ciao. Comunque, che spettacolo. Sono cotto perché fa caldissimo e ci sono sali e scendi, ma c'è un caldo, ragazzi. Cioè, 8:30 di sera, 8:10, 8:05. Mamma mia. Ci saranno 36, 37 gradi. Umidità al 74, 75. Cioè, muoio. E me? Lì è l'hotel dove stiamo, Bayou Hotel. Adesso arriviamo, aspettate, arriviamo, anzi arrivo e voi mi seguite nella hall e vi facciamo il resoconto, vi faccio, scusate, sto impazzendo, caldissimo, vi faccio il resoconto di questa corsa fighissima in mezzo alle vie di Langkawi, spaziale. Intanto ormai sono di casa e attraverso le macchine senza senso, raga, arrivato. Adesso metto giù e vi spiego un attimo. Questa è intanto l'entrata dell'hotel. Allora, ok, allora vediamo se sta, si dovrebbe stare. Praticamente ho fatto media 5:20 il passo, dai, non è male, ragazzi, è stato fighissimo. Sono letteralmente a pezzi, fa un caldo che non avete idea. Neanche in mezzo al deserto fuerte, se non avete visto il video andate a vederlo, ve lo linko qui sopra. Ho mai sofferto così tanto il caldo. Avevo con me solo mezzo litro di acqua e me l'ho fatta bastare, però è stata dura. Niente, cosa dirvi, spero che questo giro per Langkawi in corsa con me vi sia piaciuto innanzitutto, e soprattutto vi abbia dato la motivazione di inseguire i propri sogni e sbattersi le palle dell'opinione della gente e vivere l'avventura. Ragazzi, viaggiate, esplorate, divertitevi. Cazzo, non smetterò mai di dirlo. Cioè, la curiosità è l'ingrediente numero uno per vivere una vita super, super entusiasmante e felice.